Oggi vorrei parlarvi un po' di questa mia borsa e del contenuto. Questa è una borsa che ho comprato l'anno scorso, come si vede da questo piccolo logo, è di Carpisa. E ricordo che quando l'ho comprata c'erano tre opzioni per quanto riguarda il colore. Questa rossa, poi una blu e una o grigia o nera, non ricordo bene. Però gli altri due colori erano un po' smortizi e volevo un colore vivace, quindi ho scelto questa. Devo dire che ormai si è parecchio consumata, soprattutto in questa parte superiore ci sono parecchi segni di usura. Quando l'ho comprata, questa parte un po' frufru era chiusa dentro una piccola pellicola di plastica e ho fatto l'errore di tagliarla con le forbici e quando l'ho fatto, purtroppo qui si sì, ho beccato una di queste frange e quando ho visto che l'ho tagliata ho detto no, accidenti, nuova nuova, però in verità non, so che non si vede molto nell'insieme. Qui, vediamo se riesco a farvelo vedere. Qui c'è questo meccanismo molto semplice di rotazione e da questo lato funziona correttamente. Però dall'altro lato, dopo qualche mese che la usavo, ha cominciato a sganciarsi perché il rapporto tra questo buco e quindi questo chiodino in realtà non è ben fatto, dovrebbe essere più larga questa parte. Quindi ogni tanto mentre camminavo, boom, mi cadeva la borsa, così. Quindi ho dovuto un po' arrangiarmi e metterla in quest'altra maniera. Anche qui un po' si vedono segni di usura. Questa ormai è diventata la mia borsa di tutti i giorni. Io di solito preferisco le borse che hanno parecchie tasche, poi vi farò vedere, ce n'è una dietro, anche alcune dentro, che così riesco a organizzarmi meglio il contenuto e se devo cercare qualcosa so già dove mettere le mani senza dover rovistare in un unico grande contenitore, come sono fatte alcune borse. E ok, io direi di partire dalla tasca anteriore. Dentro tengo il mio iPod, un po' sporchino questo contenitore, Golla Lifestyle. Questo sticker, sì, per proteggere. In verità sono due sticker. Guardando bene, qui ce n'è anche uno trasparente. Un po' precisi, che questo non copriva fino al bordo. A me non piacciono le cuffie, quelle che entrano proprio dentro l'orecchio, preferisco questa, cioè quelle che arrivano in profondità, intendo. Preferisco questo tipo e metterci sempre la spugnetta attorno, cioè anche il microfono, a volte lo uso come auricolare per il cellulare. Sono parecchie. Queste sono le chiavi di casa. Poi queste due sono del cancello esteriore e questo del portone a vetri.
Queste sono le chiavi della macchina, anche se in verità non funzionano per l'accensione, ma solamente per l'apertura delle porte. Le due piccole chiavi per la cassetta le cassette della posta. Questo un piccolo sticker per distinguerle. E le due chiavi del giardino posteriore. Questa è la porta che sta più in alto e questa più in basso. Queste le due porte, le due chiavi per le porte del garage. Quest'ultima. Ho un vuoto di memoria, non mi ricordo perché cos'è quest'ultima chiave. Poi mi riverrà in mente. Qua tengo sempre per i casi di emergenze dei cerotti. Hansaplast. Questi devono essere giapponesi. Non mi ricordo dove li ho presi. In diverse occasioni, devo dire, è capitato che ho dato dei cerotti a delle persone che si sono fatti dei graffiti o cose del genere. Posteriore. Cellulare, un vecchio iPhone che in verità ho ricevuto in regalo l'anno scorso, e qui il mio vecchio portafoglio. Questo portafoglio l'ho comprato su Etsy, non so se conoscete questo sito. In cui vengono venduti principalmente oggetti fatti a mano. E ho trovato la pagina di questa ragazza che creava diversi tipi di portafogli, si poteva scegliere almeno tra 3-4 forme diverse, e poi uno sceglieva il tipo di tessuto che voleva, sia per quanto riguarda l'esterno che l'interno. E appunto io ho scelto questo con degli animaletti. E qui adesso è vuoto, di solito ci sono i miei documenti. E qui ci tengo soldi. Di solito vado in giro con pochissimi soldi, con 5 euro. E giusto un po' di monete. Un pochino di roba, vediamo. Allora, in questo periodo che fa caldo, ho questo ombrello che mi è stato regalato. E qui c'è una piccola farfalla.
piace molto questa parte laterale con questi piccoli sbrilluccichi. Di solito non vado molto per il frufru. Probabilmente avrei scelto un modello più semplice, però devo dire che è carino. Anche qui, ecco le farfalle. Molto piacevole al tatto. Credo sia fatto di legno pressato o bambù, sono un po' incerta. Comunque, devo dire che nei giorni di caldo è molto utile. Questo, poi. Qui ho un asciugamano. E questo già potrebbe sembrare un po' più strano. Però mi porto sempre questo asciugamano appresso perché quando capita che sto in giro e mi lavo le mani, mi sembra sempre uno spreco usare la carta, asciugarsi e buttarla. Preferisco di volta in volta portare questo e la sera farla asciugare e poi ogni tanto lavarlo. Di Snoopy. Snoopy e Woodstock. Peanuts. Difficile leggere, ormai si è un po' rovinata la scritta. Comunque, il mio asciugamanino. Poi ho i fazzoletti. Questi comunque li porto sempre anche se lo asciugamano perché non si sa mai. Carrefour Eco Planet fazzoletti 100% carta riciclata. Cerco quando possibile di fare qualche sì, diciamo per l'ambiente, di usare carta riciclata sia per appunto per fazzoletti, per i quaderni e quant'altro. Fazzoletti ecologici 100% fibre riciclate. Informazioni. 4 veli. Non buttare nel WC. Poi ho un libro che sto leggendo in questo periodo. Il libro che completa The China Study. Colin Campbell, diciamo che è il seguito del libro The China Study, che è il libro che di solito consiglio di più per informarsi un pochino su una dieta vegetale. Ci sono tantissimi studi su migliaia e migliaia di persone. Whole, vegetale e integrale. Ripensare alla scienza della nutrizione. Molto piacevole al tatto. Qui è satinata e la parte qui di questa scritta centrale è invece un po' lucida. Qui ho il segnalibro di Save the Children. In effetti stavo pensando di fare un video solamente sul materiale che ho di Save the Children, perché ho adottato un bambino a distanza alcuni anni fa e quindi diciamo ricevo delle notizie a riguardo regolarmente, ho diversi libretti, diversi pamphlet che mi vengono spediti. Questo segnalibro pure stava insieme a una delle varie buste che ho ricevuto da Save the Children. Ciao.
Ogni tanto magari quando leggo alcuni libri sottolineo alcune parti, prendo qualche nota, metto dei segni. Io ormai da anni uso principalmente le matite a mina e devo dire che mi ci trovo benissimo. Qui ho una matita, una gomma e le mine. Staedtler Mars Microcarbon 0,5 mm HB. Ogni tanto questo tappino ormai, quando ricompro le mine, le rimetto sempre in questo contenitore perché è quello che occupa meno spazio. Anche se in verità di spazio qui ce n'è, però mi ci sono un po' affezionata. Credo addirittura di avere, sì, dal liceo che ho questo contenitore. Però qui si è leggermente spaccato, quindi ogni tanto mi si toglie il tappino e le mine mi finiscono all'interno dell'astuccio. Infatti qualcuna è più corta perché si è spezzata, tipo questa, o anche quest'altra, però sono ancora utilizzabili. Giorni non sta piovendo, però spesso lo lascio nemmeno la borsa, me lo dimentico. Anche questo è un ombrello che mi hanno regalato della marca Sempre. Devo dire, è un ombrello abbastanza compatto, mi ci trovo molto bene. Sono un po' chiuso male, quindi era un po' alla meno peggio. E mi piace molto questa parte elastica. Ogni tanto quasi come tic mi metto, non sto nell'autobus che lo tengo a mano, che l'ho appena chiuso, a fare così. Comunque. Pettine che mi porto sempre appresso con un sacco di dentini mancanti, però ancora funziona, mi spiace buttarlo, in realtà non lo uso quasi mai, quindi lo tengo lì in fondo alla borsa, va bene anche così. Poi una trottola, voi vi chiederete perché c'è una trottola nella borsa, e questa trottola me l'ha regalata il mio migliore amico ed è, diciamo, un portafortuna, non ci creda proprio ogni portafortuna, però è un regalo piccolo a cui tengo e è un peso piuma, quindi non è un problema portarselo appresso. Poi mi piace il giallo, colore molto allegro. Ecco, quindi non so se avete visto mano a mano, ma qui c'è una taschina interna con la lampo, qui c'è la taschina in cui ci stanno i fazzoletti e il ventaglio, e questo è quello in cui invece tengo l'asciugamano, quindi diciamo è tutto abbastanza ben distribuito. Con l'ultima cosa, credo sia l'ultima, è questa borsa. Borsa della borsa, sì, piccola sacchetta. E questa me l'ha regalata una signora anni fa. Io stavo facendo babysitting a un'altra persona e la sera, quando appunto la mamma è tornata, ha portato questa sua amica, una signora americana, e
Chiacchierando ci siamo trovate molto bene, ci teneva a farmi un regalo. Aveva questa e me l'ha regalata e si è rivelata in verità molto più utile di quanto pensassi. Infatti quando sto in giro, che magari faccio la spesa, compro piccole cose, invece che farmi dare sempre buste di carta, buste di plastica, comunque roba che poi alla fine va buttata, di solito uso questa. Appunto è molto molto compatta. Così, tutto sopra, il colore in verità non mi piace tantissimo, non sono molto amante del viola, però appunto si vede che l'apparecchio è usata, chico bag, e niente appunto, quindi apro questa, ci metto dentro le cose e poi la sera quando torno a casa la rivedo, poi ritorna compatta compatta. Poi ci devo dare una lavata. Questo sì, non è una cosa che di solito sta nella mia borsa, sta qui da ieri. Perché ieri pomeriggio sono andata a un evento sportivo e quando si pagava, ogni persona che aveva pagato veniva dato questo laccetto che poi uno si metteva al polso, così da riconoscere, insomma, che ha già pagato per l'evento. È molto, molto morbido, piacevole al tatto. Ti penso che lo terrò per un po' nella borsa. Ok, ora rimetto tutto dentro. Spero che questo video vi sia piaciuto e a breve probabilmente farò il seguito di quello sul corpo umano, visto che mi sono fa state fatte diverse richieste su quello e sembra essere piaciuto. Ok?